Fabio Caporizzi è uno degli uomini fondamentali della comunicazione in Italia. Per anni ha lavorato nell'agenzia fondata da Harold Barson, Barson & Basteller. Ha lavorato per numerosi cantieri nautici, per il Salone di Genova. Attualmente si occupa di grande distribuzione e lavora per Conad. Cos'è il mare per te? Beh, il mare, io sono di Milano e quindi andare al mare già di per sé è relax, è una forma diversa di vita. Da tanti anni, da quasi 40 anni, ho scelto la Sardegna, un angolo della Sardegna, la Sardegna nord-occidentale, vicino ad Alghero, per cui per me il mare è quella cosa lì, è una costa alta che vedi da sotto su piccole imbarcazioni. Sono tanti anni che ho un gozzo con degli amici, quindi la giornata è una giornata. Questo è capocaccia, hai uno di questi? No. Questi sono quelli con la vela latina, questo è difficile, qua bisogna essere di Stintino o di Alghero e aver imparato. Ho fatto un paio di regate a Stintino, ma come zavorra più che come partecipante, è molto divertente. E questo signore è con te, due guru della comunicazione insieme, possiamo dirlo? Allora, quello è Harold Barson, il fondatore della società per cui ho lavorato per più di 20 anni. Harold Barson ha inventato quelle che poi sono state definite le relazioni pubbliche, è stato definito l'uomo più influente del XX secolo. E l'ultima volta che sono andato a trovarlo era il 2017 a New York, poi lui è mancato nel 2019. Lui è stato reporter dal processo di Norimberga, quindi è una storia interessantissima la sua, e poi ha insegnato a migliaia di professionisti in tutto il mondo come la comunicazione può essere uno strumento di persuasione, non occulto ma palese, per costruire consenso in politica, per costruire consenso sui brand, per costruire consenso sulle persone. Adesso è di gran moda parlare di personal branding o di reputazione. Harold lo ha fatto per molti anni e quindi ogni volta che andavo a New York, mio figlio studiava lì, quindi mi capitava abbastanza spesso, trovavo sempre qualche momento per andarlo a trovare. Lui è stato lucido fino alla fine. Diciamo, c'è una differenza secondo me un pochino nell'approccio alla comunicazione tra il continente americano e quello europeo. Non tutte le eredità che ci lascia l'America in questo campo sono forse corrette e applicabili da noi, sbaglio o è un po' così? Io credo che bisogna partire, Antonio, da una differenza culturale di base. Gli americani hanno fatto evolvere la lingua inglese in un modo molto diretto, usano poche parole per arrivare dritti al punto. Noi europei, soprattutto noi latini, soffriamo un po' questo modo così diretto di arrivare al punto delle cose, nel fare delle richieste, siamo un po' più organizzati attraverso pensiero laterale e lunghe introduzioni. L'altra cosa è che negli Stati Uniti, rispetto all'Europa, il risultato, che è quasi sempre economico, il guadagno di breve è veramente il fine ultimo di quasi ogni attività, mentre da noi c'è anche un aspetto sociale che privilegiamo in ogni forma di comunicazione. È interessante vedere come sta evolvendo questo alla luce di questo nuovo concetto della sostenibilità, che ha a che fare anche con la vita nel mare e sul mare. La sostenibilità probabilmente aiuterà anche gli americani a ragionare più di benessere che di profitto, perché alla fine le persone che stanno bene sono un fine più interessante delle persone che fanno tanti soldi. Guarda, qui abbiamo un libretto, è una tesi di laurea, Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, Cieli Nuovi e Terra Nuova. E forse uno, il fatto che l'America si chiami America, è forse uno dei primi esempi di comunicazione. Qui c'è scritto sostanzialmente che Cristoforo Colombo non si è mai reso conto di dove era arrivato, mentre Amerigo Vespucci ha subito fatto tesoro e comunicato la novità del mondus novus. La comunicazione era già allora, ha sempre attraversato, no, la nostra storia. La comunicazione fa parte di un modo più ampio che è proprio delle persone, che è quello di costruire relazioni.
Io parlo sempre più spesso di relazione che di comunicazione, perché la comunicazione è uno strumento della relazione. Dire la cosa giusta al momento giusto alla persona giusta è una capacità che va coltivata, devi studiare per poterlo fare o devi conoscere. La relazione è soprattutto ascolto, la comunicazione è più prendere la parola. Il mix di queste due cose porta bene al tuo esempio. Senti, c'è un altro libretto qui, Audience or Communities. È un bel titolo. È un bellissimo titolo. Io sono per le communities. Anche all'interno di quello che ho già citato che è la sostenibilità. La sostenibilità parte da casa nostra, dal nostro appartamento o villetta, quello che è, si sposta nelle vie dove abitiamo e si allarga sempre di più. La comunità, la famiglia, ha guidato come concetto le nostre vite per molti anni. Oggi la famiglia è evoluta, c'è la famiglia monoparentale, la famiglia con genitori dello stesso genere, ci sono le famiglie allargate, ci sono varie tipologie di famiglia, quindi è più facile o più giusto parlare di comunità. La comunità poi si allarga ai vicini, si allarga ai negozi di vicinato, al bar. Se nel tuo ambiente tu riesci a creare benessere, poi puoi essere un esempio anche per gli altri. Per cui secondo me le comunità sono sicuramente un esempio molto più importante. Ti piombiamo alla nautica, eh? Ti ricorda qualcosa questo? Mi ricorda una bella esperienza, complessa, molto, molto italiana. Gli italiani sanno fare bene il loro mestiere, fanno fatica a farlo insieme. Ognuno coltiva la propria eccellenza, ognuno persegue il proprio obiettivo e spesso fatica a comprendere che lo spirito di gruppo e il lavoro in gruppo potrebbe portare a risultati migliori, più efficaci. Il Salone di Genova era l'unico salone al mondo. Altri che sanno fare squadra meglio di noi hanno copiato l'idea e hanno portato i loro saloni a dei livelli. È successo nel cinema, il Festival del Cinema di Venezia è nato prima di quello di Cannes, ma oggi quello di Cannes è prevalente, è successo in tante altre aree. E noi non siamo tanto capaci di lavorare in gruppo, siamo prevalentemente individualisti e secondo me, senza nulla togliere a nessuno, anche nel Salone di Genova a volte qualche individualismo è prevalso sull'interesse generale. Hai citato il tema della sostenibilità. Questa è una nave, perché oltre 40 metri, forse la conosci, carica di contenuti, carica di design, che sta diventando uno dei driver per il mercato nautico, autoproduce l'energia navigando a vela, quindi c'è tutto un tema. La sostenibilità nella nautica, che messaggio è? Allora, noi siamo, mi sembra, per tre quarti credo, mare, per cui la protezione dell'ambiente marino, che tra l'altro è l'ambiente che conosciamo ancora meno, è la priorità assoluta. E io credo che nella nautica, come in tutte le espressioni delle attività umane, si vada un po' a scalini. Le persone che possono avere a che fare con prodotti così evoluti come questo sono da stimolo a tutte le altre. Se è possibile fare una barca, una nave come questa che rispetta i dettami della sostenibilità, pian piano, come da una Formula 1, un autoprototipo, si potrà scendere anche a tutti gli altri livelli. Io sono convinto che alle persone bisogna dare la possibilità di comprendere grandi temi attraverso messaggi facilmente assorbibili, assimilabili. Per cui sì, le parole d'ordine, sì, gli slogan, come si diceva una volta, perché sono una sintesi di valori e quindi è molto importante che le persone siano in grado di comprendere per quale valore si stanno spendendo e quindi passino ad altri il messaggio. Senti, qui arriviamo al tuo lavoro attuale. Porca persone miseria, oltre alle cose. E ti voglio mostrare anche questo libro fantastico che consiglio ai nostri ascoltatori di cercare. 100, è francese, 100 marinai, sono 100 grandi velisti e atleti e sono storie meravigliose scritte da chi li conosceva bene.
volevo solo mostrarti il valore di queste persone, persone oltre le cose. Qualche volta nella nautica ci si dimentica di questo. Ma io credo di sì, che qualche volta ci si concentri su certe persone, quelle persone che possono avere a che fare con la nave che abbiamo visto prima. Mentre c'è il nostro pubblico, punto di vista, e noi abbiamo 11 milioni di persone che entrano nei negozi ogni settimana, e per noi le persone sono quelle e cerchiamo di trattarle, pur avendo 11 milioni di clienti, uno a uno. Potrebbe essere possibile anche nella nautica. Noi in Italia abbiamo tanti cantieri che lavorano bene. Quando gli imprenditori della nautica si ricordano dei loro clienti, fanno un lavoro splendido e hanno persone felici che usano i loro prodotti orgogliosi. Alcuni tendono a dimenticarsene, cercano forse più l'apparenza che la sostanza. Hai parlato di design prima, il design è un'arma a doppio taglio, può essere comodità, ergonomia, performance, così come può essere anche una forzatura. Noi abbiamo grandissimi designer in Italia, a volte dobbiamo farli pensare che le persone non sono tutte uguali. Il mio gozzo, io non saprei oggi con che cosa sostituirlo per prendere il sole 3 ore e mangiare un panino in mezzo alle cale della costa della Sardegna nord-ovest. Se mi aiutassero a capire come posso stare meglio su una barca dello stesso tipo con la stessa facilità, sarei probabilmente più predisposto a cambiare. E a questo riguardo, diciamo, per un mercato più di appassionati che di esibizionisti, tra virgolette, se possiamo semplificare questo, mi sembra che recentemente le riviste specializzate e i media specializzati, non parlo solo di carta stampata, quindi ho scelto tre straniere per non fare nessun dispetto ai nostri italiani, sono tre riviste di particolare contenuto pratico, spesso vengono, possiamo dire, snobbate da chi investe in pubblicità. E ho l'impressione che questo finisca per diminuire l'ampiezza del mondo degli appassionati, di ridurre un po' lo zoccolo duro, se così possiamo chiamarlo. Qual è la tua impressione? Sì, Antonio, quel signore che abbiamo visto prima, il fondatore della società per cui ho lavorato tanti anni, diceva che viviamo un grande paradosso. Non si è mai letto, ascoltato e visto così tanto come oggi, e al tempo stesso siamo passati tutti noi utenti dall'altra parte. Noi pensiamo che i contenuti siano gratuiti, che i giornalisti non debbano mangiare, che gli editori non debbano pagare l'affitto delle sedi o le rotative per produrre, e quindi siamo tentati ad avere i contenuti senza nessuna spesa, perché sul telefonino, sul tablet o sul computer ci sembra che tutto questo sia gratuito. Deve cambiare questa sensazione, deve cambiare questo modo di usufruire dei contenuti. L'altra cosa è l'immagine. Spesso le testate specializzate mettono in copertina sogni, e poi per cercare quello che va bene per te devi arrivare a pagina 80 o con fotografie piccole e così via. Ho visto che molti cantieri hanno iniziato a fare delle cose interessanti sulle piattaforme social. Io seguo Instagram, ma non dico solo questo, ma mi è sembrato il più adatto, unendo immagini belle con informazioni di servizio e collegamenti ai loro siti aziendali. Questo mi sembra un buon inizio, solo che quegli editori lì fagocitano tutti gli altri editori. Bisogna recuperare anche il rapporto con persone come te. Chi sa raccontare le emozioni della nautica, del mare, delle traversate atlantiche, così come la giornata a prendere il sole, e coniugarle con le esigenze di prodotto, persone oltre le barche. Se uno pensa a come vivono le persone in Italia, non siamo più tanto giovani, i giovani sono pochi, e le persone quindi che si affacciano, che vanno in barca, sono per lo più della nostra età, diciamo così, senza fare torto. E come mai questo? Io credo che questo sia un problema in quasi tutti i settori industriali, in quasi tutti i settori. I boomers sono tanti, i millennials sono pochi. I boomers hanno le risorse,
millennials faticano ad arrivarci, e l'incrocio che c'è fra millennials e boomers è sempre più quello parentale. Io invito mio figlio in barca o gli dico vai tu, e lui mi dice quando posso andare in barca senza di me. Ecco, probabilmente bisogna porre, come dire, comprendere che le generazioni hanno momenti di contatto, ma devono anche essere lasciate libere di trovare i loro momenti di socialità. Io credo che le barche da diporto siano uno straordinario momento di socialità, e quindi credo che i millennials o i ragazzi vadano La pandemia ha anche fatto un po' scoprire la barca come luogo intimo, in qualche modo protetto, dove si sta comunque in una comunità. È stato meglio, no? Lo spazio ristretto, che spesso è vissuto come una costrizione, in questo caso da molti è stato vissuto in realtà come quello che è. Stare in coperta e vedere il mare ti dava molto più respiro che stare in un appartamento e non vedere niente. Sentimi, torniamo alla Coppa America. Che impressione hai avuto di quest'ultimo spettacolo? La Formula 1 all'ennesima potenza, dove qui la Ferrari per fortuna andava. Il sentire generale è che non sono più barche, sono strumenti che utilizzano il vento per andare a velocità fantastiche sull'acqua. Non so che tipo di tecnologia e contributo tecnologico possano portare, ma lo spettacolo è stato magnifico. Ti dicevo prima, anche il contenimento del campo di gara, persone come te che hanno spiegato, anche ignoranti come me, come funzionano la ricerca del vento. Senti, però alla fine... Questo è il tuo vecchio ufficio, credo. Questo è il mio vecchio ufficio, ma non è tanto cambiato. Io ho una passione per i vinili e per la Vespa. Questa foto riassumeva entrambe le cose. Che la Vespa, ricordo che una volta avevo un tender, un gommoncino piccolissimo di un charter che avevamo preso nelle isole spagnole, e io mi vantavo che guidavo il gommone come la Vespa, per cui ero molto felice con questo tender che schizzavo. Senti, chiudiamo con un consiglio su come comunicare il mondo della nautica. Ma allora, mi riallaccio a quello che dicevamo prima. Ci sono persone che vanno in barca. A seconda delle loro possibilità, le barche sono di varia natura. Bisogna, a mio modo di vedere, che gli imprenditori e tutti quelli che vivono attorno al mondo della nautica pensino alle persone, a quello che le persone possono desiderare, come farle stare bene nelle loro esperienze, perché persone felici pagano qualsiasi cosa. Persone che trovano difficoltà a arrivare alla marina, che trovano difficoltà a uscire, che trovano difficoltà a rientrare, che trovano difficoltà a fare tutto, sono persone pazienti, ma questa pazienza può un po' finire. E l'altra cosa è che, secondo me, e parlo di me, una barca non è per sempre. L'altra cosa che si potrebbe dire è che quando hai fatto un po' di anni con la tua barca, puoi anche pensare provarne un'altra, se ti è piaciuto tanto crescendo, se ti è piaciuto poco rimanendo su quello che sei, però provando le nuove emozioni che una nuova barca ti può portare. Nessuno pensa di tenere l'automobile per 30 anni, io ho amici che mi dicono la barca da soli 25, ecco, credo che bisogna lavorare anche su questo. E quindi la comunicazione sulle persone, affinché le persone siano informate, e credo che anche qui il tema sia di fare sistema, perché uno va in barca partendo da casa, che è a terra, si reca in una marina, sale sulla sua barca, esce, e tutto questo. E poi credo che si sia superato anche quello che è stato uno spauracchio di una decina di anni fa, che barca significa ricchezza ostentata, o barca significa potere d'acquisto, barca significa evasione fiscale e così via. Anche su questo si sono fatti dei passi avanti e si può proseguire. È una passione, è un modo di essere con amici e parenti, secondo me tra i più efficaci in assoluto. Grazie. Grazie a te, Antonio.